Benvenuti al villaggio di Natale all'Eur. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti in questo ragazzi nuovissimo video. Oggi raga vi porto a fare questo mini vlog, perché oggi ragazzi, oggi venerdì credo sia primo dicembre inizia l'inaugurazione di questo villaggio di villaggio di Natale qui all'Eur, il villaggio di Natale con ingresso gratuito, cosa molto importante. E quindi oggi vi faccio vedere cosa c'è proprio qui all'interno, così magari tutto il mese di dicembre ci potete venire a fare una passeggiata, una serata bella in allegria, divertente, dato il periodo di Natale che sta iniziando, ok? E piccolo spoiler per i prossimi video: tutti i lunedì, sì, famo tutti i lunedì, ci sarà un video proprio girato da me qua, dove andrò a intervistare, fare qualche domanda alla gente che sta qui, quali regali di Natale ha preso, cosa ha fatto, insomma tutte ste robe qua, ogni lunedì per tutto il mese di dicembre. Ma non perdiamoci ancora in chiacchiere, perché ragazzi entriamo subitissimo, ma non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fate tutto quello che dovete fare sempre. Dai, entriamo subito a vedere che cosa ci sta qua dentro al villaggio di Natale qui all'Eur. Allora, stiamo entrando dall'ingresso, uno degli ingressi principali, e ad attenderci ci sta qua, come potete vedere, una prima installazione del, non so se c'è troppo sole, però più tardi vi faccio vedere, magari col buio magari danno più l'effetto sicuramente. E quindi questo è il pinguino con l'igloo dove potete fare le vostre foto, ok? Quindi iniziamo subito, e poi ci stanno tutte le bancarelle lì fuori, ma lì ci torniamo tra poco. Quindi andiamo a vedere, qua c'è tutto un bel parco per fare picnic, fare qualcosa. Quindi qua iniziamo subito, qua stanno preparando il, non so se è un palco, una pista di pattinaggio, non ancora non lo so, è la prima volta che vengo, però qua ci stanno pure i così, se avete fame, tipo la porchetta, il bar, gli arrosticini, i dolci, insomma sì, qua diciamo non temori di fame. Invece qua non ho capito, qua ci stanno, stanno preparando, che tra poco ci sta l'inaugurazione, e stanno i cantanti, quelli che cantano, per fare tipo un coro. Infatti tra poco vi faccio vedere, questo è tipo un backstage diciamo. Poi non ho capito, questa è una pista da pattinaggio, credo sia pista da ballo, da festa in generale, ma non spoileriamo il coro. Vi faccio ancora andare a vedere, ora che ci sta il sole, che si vede bene diciamo. Quindi qua dicevamo ci stanno tutte le cose da mangiare, dolce e salato. Se invece siete ludopatici e volete tentare la fortuna, ci stanno pure le macchinette dove, se avete culo, vincete l'orso gigante. E niente, qua invece ragazzi, quindi dicevo, qua è aperto tutti i giorni dalle 8 di mattina fino alle 10-11 più o meno. Tanto è ingresso gratuito e ci stanno spettacoli. Vabbè, questo ve lo faccio vedere tra poco che inizia l'inaugurazione. Ma qua ci stanno, qui continuiamo a vedere tutta roba da mangiare, raga, tanta roba da mangiare. Ci sta la cucina greca, i cartoccio e gli arrosticini di mare. Ah, raga, guardate questo invece, no, guardate questi sui trampoli. Tra poco inizia lo spettacolo, perché tra poco inizia l'inaugurazione. Questi tia, raga, questo è Babbo Natale con i suoi elfi e le renne. Babbo Natale, elf, la sua renna Rudolph, credo la renna, gli elfi, che tra poco inizia lo spettacolo che vi farò vedere. Poi c'è pure Minnie e Olaf, e questa è l'altra elfa.
Ciao. Ragazzi, mo tra poco mo ve faccio vedere. Questa è l'altra lente. C'è star sole, non si vede tanto bene. C'è star sole, non si vede ancora tanto bene. Questa è l'altra renna. Se anche tu una renna che sei cornuta, non lo so, faccelo sapere qua sotto nei commenti. E qua invece troviamo Topolino Babbo Natale. Topolino Babbo Natale. Quindi ragazzi, intrattenimento, c'è un sacco di intrattenimento. Poi vi faccio andare a vedere anche lì cosa c'è, tanta bella robetta. E qua continuiamo con il food, continuiamo con il food. Tia raga, queste specialità dei dolci siciliani, quasi tutti dolci e cucina siciliana. Ragazzi, se siete siciliani scrivetelo nei commenti qua sotto. Queste a tutte le caramelle, questa invece è la pesca dei cigni, qua invece è dove sparano. Ragazzi, tra più tardi vengo anch'io a sparare e gli sbanco, gli svuoto tutti. E qua ci sta pure altre giostrine per i pupetti, tipo la giostra, il salto in alto, i calci in culo, come diciamo a Roma, noi li chiamiamo a Roma i calci in culo, e il trenino di Natale. Questo ragazzi è un piccolo mini vlog per farvi vedere quello che ci sta qui, così poi quando voi sti giorni potete venire qui all'Eur, precisamente alla passeggiata del Giappone, che sta vicino al laghetto dell'Eur, sta in poche parole. Potete farvi una bella giornata, una mattinata, un pomeriggio, una serata, quello che vi pare. E quindi ragazzi, guardate quante l'hanno allestita, devo dire, eh? L'hanno allestita proprio, ma ora è ancora tranquillo perché sono tipo le 3 di pomeriggio, quindi è ancora tranquillo, ma più tardi vi faccio vedere tutta gente che viene qua, ancora dolci e ciambelle, le donut, per poi arrivare alla slitta di Babbo Natale con le sue renne, l'orso polare, che dopo il leone di Ladispoli c'è anche l'orso polare all'Eur. E qua invece ragazzi i set, questo è l'igloo di Babbo Natale, con il set fotografico, che poi ci sarà Babbo Natale che abbiamo visto prima passare, quindi ora va a fare l'inaugurazione, poi verrà qua a fare tutte le foto sul suo trono. Vedete qua ci sta l'attrezzatura del fotografo, questo è il trono di Babbo Natale, ma ve lo faccio vedere più tardi quando ci sarà anche lui. E questo è l'altro orso gigante di Babbo Natale. Questo è l'altro orso gigante, vediamo. Ah, vedete, vi fanno le foto. Questa, guardate, poi vi fanno le foto così. Vedete, questo è Babbo Natale. Cioè, ci dovrebbe essere Babbo Natale. Ci sono pure gli elfi. E vi fate la foto così, ve la stampano a quanto? 7 euro. Vabbè, ci sta, raga. Ci sta, sinceramente. Con Babbo Natale, gli elfi, se invece volete il calendario, c'è pure il calendario del 2024 con la vostra foto Babbo Natale a quant'è che? 10 euro. Ci sta, raga. Dai, è onesto, dai, raga. È fattibile come costo, dai, non è esagerato. Invece ci sono i dolci, credo siano dolci turchi, credo. E qua invece facciamo vedere tutte le altre bancarelle, gli altri stand con varia roba. E ma queste sono le casette che stanno sulla strada, ma ve la faccio vedere più tardi, dopo, tra poco ve la faccio vedere. Entriamo qui nell'altro grande padiglione dove stanno tanta altra roba. Raga, guardate quanta tutta roba di Natale, tutta credo sia tipo homemade, credo sia, tutti gli altri stand. Se c'hai ancora fame, ci sta pure il formaggio. Ragazzi, comunque tutti i giorni da oggi fino al 26, credo, sì, fino al 26, tutti i giorni dalle 8 di mattina fino alle 10, le 11, insomma, finché c'è gente, più gente c'è e più rimangono aperti.
guardate tutta, vi devo dire, si sta anche caldo, diciamo, visto il periodo qua è molto buono, perché almeno visto il periodo di dicembre che inizia a fare freddo, diciamo, qua dentro si sta molto belli al caldo, riparati, soprattutto anche se piove, questo è un buon riparo. E quindi vedete come va, date tanta tanta varia roba, diciamo. Tiene, guardate che belli sti addobbi di Natale, guardate sto presepe, raga, fantastico, sì, molto 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 originale, diciamo. Quindi potete venire tutti i giorni dal 1 al 26 dicembre, dal 1 al 26 dicembre, e qua dentro ti faccio vedere l'ultima parte degli stand, tutta roba homemade, credo sia tutta roba homemade, sinceramente mi pare. Questi i saponi, guardate tanta bella roba, tutti i giorni dalle 8, sì, dalle 8, dalle 9 di mattina, andando chi si sveglia così presto, tutta la giornata ci sono spettacoli, e queste sono le specialità pugliesi, ci sta pure e da magna qua dentro. Se invece volete allestirvi il salotto, ci stanno pure i quadri. Quindi ragazzi, andiamo a vedere fuori cosa ci sta vicino alla stella, e uscendo da qua ci sono, possiamo vedere sulla strada, ora vi faccio vedere tutte le altre casette di Natale, perché qua ragazzi queste vi danno proprio il benvenuto, queste casette di Natale, qua avendo tutta le tazze, tutta roba che piace a me, diciamo, che è tutta tazze, robe così belle nerd, belle, sta roba a me piace. E qua vediamo le altre casette, mi pare di vedere in lontananza un Babbo Natale, mi pare di vedere Babbo Natale con i suoi elfi, oh, vedi Babbo Natale, questo è Babbo Natale con i suoi elfi, vedete, stanno a fare un spettacolo, mo tra poco inizia l'inaugurazione. Questi invece sono gli stand, le casette di Natale che stanno fuori, tutta sempre roba homemade, ragazzi, guardate, insomma, qua se avete qualche dubbio sui regali di Natale potete venire qua, insomma, ragazzi, qualcosa a trovate i regali di Natale. E qua, diciamo, stanno tant'altra roba di Natale, che insomma qua i regali ve ne uscite, raga, questa secondo me è proprio la soluzione a, se non sapete fare i regali di Natale, ci sta proprio la soluzione ai regali di Natale, ti raga, guardate, questa è tutta roba homemade, raga, tutta roba homemade. Ora vi faccio vedere gli altri stand che ci sono. Questo è ancora da mangiare, insomma, raga, come ho detto, se avete fame qui non ve morite di fame, qua è pieno di roba da mangiare, guardate tutti i gioielli, tutta roba di Natale. Nelle due del Pro Event dei chiosco che hanno reso possibile questa splendida occasione, tutti gli espositori e il mercato di artigiani Luna Park, il Faro 2.0 che ha convogliato tutti gli sponsor, la relazione è... E quindi ragazzi, avete visto l'inaugurazione che c'è stata? E avete visto l'inaugurazione che c'è stata? E loro li avete visti poco fa da vicino, che insomma ci saranno anche loro tutte le volte che verrete qui a Roma, al laghetto dell'Euro, alla passeggiata del Giappone. C'è sta luce, sto sole dietro che non vi fa vedere niente. E quindi troverete tutti
tutti loro, tutta questa bella gente al villaggio di Natale qui al laghetto dell'Euro, dalle 8 di mattina fino alle 10, fino a, io pensavo anche prima, tipo le 8, le 9, invece fino alle 10, ragazzi, quindi a voglia a passare giornata. Dietro c'è Paperì, c'è Topolino e Topolina che vi salutano, e mo vi faccio vedere com'è l'ambiente qui quando il sole si abbassa e le luci si accendono. Venite qua sulla slitta di Babbo Natale, ve fate air selfie, ve fate, tia raga, guardate, guarda, mo ve faccio vedere, guarda, questa è la slitta e questa è Babbo Natale, è la slitta di Babbo Natale, mo ve faccio vedere com'è andare sopra la slitta, poi venite e taggatemi nelle vostre foto se anche voi vi siete fatte la foto con la slitta di Babbo Natale oppure il Babbo Natale che sta qua dentro, fatemelo sapere nei commenti e taggatemi anche nelle vostre foto. Mo vi faccio vedere come la slitta tiè. Stiamo sulla slitta, speriamo che non scivola, che non scivola dietro la slitta. E qua ci stanno pure le renne. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se anche voi avete fatto la foto qua sopra sulla slitta. Ma andiamo a vedere a Babbo Natale. Ma invece c'è sta Babbo Natale che vi sta ad aspettare a farvi la foto dentro. È una statua o è proprio Babbo Natale? No, raga, è proprio Babbo Natale. Che raga, guardate. E sta parlando col manager Babbo Natale, sta di a Befana, andò sta, e la Befana è il 6 gennaio, è presto ancora. Sta, e qua invece c'è l'elfa che scatta la foto. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti qua sotto se anche voi avete fatto la foto con Babbo Natale, le renne e il suo orso polare. Se siete venuti qui, va bene ragazzi? Quindi mo andiamo a vedere, vediamo, riusciamo a vedere Babbo Natale, riusciamo a vederlo. Eccolo Babbo Natale, raga, eccolo. Ecco, te sta salutando ai pupetti Babbo Natale. Ragazzi, scrivete nei commenti qua sotto se vi siete fatti anche voi la foto con Babbo Natale. Mo lasciamo Babbo Natale insieme ai pupetti, che poi safamo pure noi la foto con Babbo Natale. E quindi raga, avete visto, questo è il villaggio di Natale che sta qui all'Eur, insieme a, ci sono pure le elfe di Babbo Natale che mi hanno dato il cappellino, l'elfe. Ok, quindi invece ci vediamo ragazzi tutti i lunedì, quindi come ho detto tutti i lunedì, altri video, interviste alla gente di qua, vedere se hanno fatto regali, se hanno, cosa hanno comprato e dove passeranno il Natale, insomma rompe un po' le palle anche a gente che sta qua. Noi invece ragazzi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando venite qui al villaggio di Babbo Natale all'Eura, la passeggiata del Giappone in via l'America. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video di lunedì, sempre qui a fare le interviste alle persone, cosa hanno comprato e cosa faranno per Natale. Ciao cari!